Buongiorno a tutti ragazzi, prima di tutto io sono Giada e lavoro in Fondazione AIRC al progetto AIR Campus, che è il progetto dedicato agli studenti universitari. Vi segnalo che registreremo la lezione perché ci piacerebbe caricare poi questo contributo all'interno del nostro canale YouTube AIRC Education. Io vorrei prendermi in realtà qualche minuto per parlarvi della fondazione, perché molte volte il nome è noto, ma non tutti poi sanno effettivamente di che cosa si occupi. Fondazione AIRC nasce nel 1965 e da ormai quasi 60 anni ha un unico grande obiettivo, cioè quello di affrontare con coraggio il cancro. E per farlo la Fondazione segue due percorsi paralleli. Da una parte finanzia la miglior ricerca oncologica e dall'altra si occupa di fare corretta divulgazione scientifica. Considerate che nel 2023 sono stati destinati alla comunità scientifica oltre 137 milioni di euro, che sono veramente motivo di orgoglio per noi, anche perché siamo appunto il principale polo privato di finanziamento per la ricerca sul cancro in Italia. Come vi dicevo, però, la comunicazione della nostra missione è importantissima. Questo perché crediamo sia importante raccontare i risultati raggiunti dalla ricerca, ma soprattutto fare corretta divulgazione scientifica. Ed è il motivo per cui sono nati nel corso del tempo una serie di progetti in realtà molto diversi tra loro per cercare appunto di avvicinarci a diversi target. Abbiamo quindi per esempio il nostro House Organ, che è la nostra rivista fondamentale di cui vengono distribuite oltre 5 milioni di copie, il nostro sito AIRC dove trovare informazioni sull'attività della fondazione, sulla nostra mission, e siamo presenti sui social. Siamo su Instagram con il canale appunto AIRC e anche WonderWhy. WonderWhy nello specifico in realtà ha un'anima un po' più pop, nel senso che parliamo di scienza a 360 gradi, grazie al contributo dei nostri divulgatori scientifici. Trovate infatti qui qualche esempio e se voleste seguire la pagina il riferimento appunto è quello che trovate lì in basso. E poi siamo presenti anche in realtà da poco su TikTok, quindi vi invito a seguirci sui social. Siamo anche in oltre 30 festival scientifici e coinvolgiamo più di 15.000 scuole. Come vi dicevo, però, abbiamo il progetto AIR Campus che è nato nel 2016 e l'idea è proprio quella di rivolgerci agli studenti universitari, portando dei contenuti che siano in linea con il loro piano di studi e in contemporanea affine al mondo AIRC. Ed è questa la ragione per cui c'è appunto oggi la professoressa De Michelis, che ringrazio ancora per la disponibilità. E appunto organizziamo lezioni, laboratori ed eventi. Collaboriamo in questo momento appunto con 9 università italiane, tra cui appunto l'Università degli Studi di Ferrara. Come vi dicevo però, la vera forza di AIRC sono le persone. Ci occupiamo di ricerca oncologica e sono 6.000 ricercatori finanziati, ma soprattutto sono più di 20.000 i nostri volontari. Noi pensiamo fortemente che ciascuno di voi, per quello ovviamente che è la propria esperienza personale, abbia sviluppato nel corso del tempo una maggiore sensibilità verso differenti tematiche. Noi ci occupiamo di ricerca oncologica e in maniera in realtà anche un po' più ampia di salute. E se qualcuno di voi fosse interessato a entrare a far parte della nostra squadra di volontari, ovviamente ne siamo solo che entusiasti. Eventualmente per candidarsi potreste scrivere direttamente alla nostra referente che è pasqualina.quinto@airc.it, mandando semplicemente una mail che abbia come oggetto volontariato AIR Campus. Considerato appunto che come attività quello che svolgiamo sono principalmente appunto delle iniziative di piazza. Per esempio questo fine settimana in occasione della festa della mamma ci troverete nelle piazze italiane per la distribuzione dell'Azalea della Ricerca. Ma ci sono diversi in realtà momenti, diciamo, durante il corso dell'anno. Ad esempio a gennaio siamo in piazza per la distribuzione delle arance della salute, a novembre con i cioccolatini della ricerca, quindi diversi momenti. E prendere parte in realtà anche a solo una delle nostre iniziative può fare la differenza, quindi vi invito veramente a farlo. E poi appunto potreste seguirci sui nostri canali social e se vi va anche tenere monitorata la pagina Lavora con noi del sito AIRC, anche perché da poco si è aperta una posizione all'interno appunto dell'area divulgazione di missione e la persona appunto che verrà inserita si occuperà del supporto per la stesura dei piani editoriali, quindi dell'ideazione e la scrittura dei contenuti tecnico-scientifici per la divulgazione e per la comunicazione istituzionale di AIRC. Quindi se foste interessati, ecco, potreste mandare il vostro CV alla mail infocampus@airc.it. Vi lascio infine anche i riferimenti del comitato AIRC Emilia Romagna, perché tutte le iniziative di cui vi parlavo prima, quindi arance, cioccolatini, azalee, sono possibili grazie al contributo fondamentale dei nostri comitati, che sono 17, e se voleste contattarli direttamente trovate qui i riferimenti.
Quindi io vi ringrazio davvero moltissimo per avermi ascoltato e lascerei a questo punto la parola alla professoressa De Michelis per entrare nel vivo dei contenuti. Grazie mille ragazzi. Grazie, grazie Giada. Benissimo, allora torno un attimo col layout a mosaico, così ci vediamo un po' tutti. No, automatico. Ok, allora, bene, io adesso do una breve presentazione della professoressa De Michelis. Riuscite a sentirmi, vero, anche da casa? Sì, ti sentiamo benissimo, Alessia. Volevo dire ai ragazzi, voi siete qui, chi è in presenza ma anche chi è collegato in online, siete una joint venture di due corsi di studio, il corso di studio in biotecnologie della triennale e il corso di studio di chimica e tecnologie farmaceutiche. E l'argomento che vi presenterà la professoressa De Michelis è uno degli argomenti che noi abbiamo toccato come un esempio applicativo di una tecnica. Abbiamo fatto la digital PCR, quindi poi vi ho fatto insomma qualcosina sulla liquid biopsy. Quindi per questo che ho cercato di fare questa joint venture. Volevo solo farvi vedere anche da casa, se riesco a ruotare un po' la videocamera, i ragazzi presenti. Sono veramente tanti, quindi sono molto contenta. In che aula è, mi scusi? D6. Allora, questa è la D4. D6 è nell'altro corridoio. Scusate. Allora, ci siamo. Allora, vi presento la professoressa De Michelis, che è professoressa ordinaria presso l'Università di Trento. Il dipartimento è il Dipartimento di Biologia Cellulare Computazionale Integrata, si chiama CBIO, e da poco, se non ho letto male, anche prorettrice alla ricerca dell'Università di Trento, e è da tanti anni che si occupa di scienze computazionali, biologia computazionale e genomica nel campo dei tumori. Ha lavorato, adesso lavora all'Università di Trento, ma ha lavorato anche a New York, al Weill Cornell Medical College, a New York, a Boston, all'Harvard Medical School, e attualmente è appunto finanziata da grant AIRC. In particolare, uno degli ultimi grant è al titolo Tracciamento dell'evoluzione clonale della resistenza agli inibitori di PARP nel plasma di pazienti con tumore alla prostata tramite metodi non invasivi. Ok? Quindi io direi che lascio direttamente la parola alla professoressa De Michelis, che poi se vuole aggiungere qualcosa più dettagliata lo farà. Il titolo della presentazione è Liquid Biopsies as Multi-Analyte Sources for the Development of Cancer Diagnostic Assay. E quindi io, Francesca, ti lascerei la parola e puoi partire. Grazie mille. Attiva il microfono così poi ti sentiamo. Ok? E torno. Eccoci, attivato il microfono, condivido. Intanto grazie mille Alessia per la presentazione, grazie a Giada per l'introduzione di AIRC, anche perché io oggi sono qui come ricercatrice AIRC e anche come docente, ma in particolare come ricercatrice AIRC. Io non vi vedo, a questo punto non vedo più nessuna telecamera, non vedo più nessuno e mi piacerebbe tenere questa, diciamo, questa lezione. Un po' informale con il suggerimento agli studenti di fare domande mentre io presento, se ne hanno piacere o insomma chiunque desideri interrompermi, così magari possiamo anche avere una conversazione. E, perché quello che copro in questa lezione, diciamo, senza entrare nei dettagli tecnici o analitici di nessun aspetto in particolare, è in realtà un tema molto molto ampio. Che sicuramente è front-end per quanto riguarda la ricerca traslazionale, ma anche per quanto riguarda la ricerca preclinica e clinica. E quindi può essere che ci siano degli elementi, diciamo, che vi incuriosiscono e sono molto contenta di rispondere direttamente.
Ho preparato questi 45 minuti così di presentazione in maniera tale da introdurre il tema e poi raccontarvi un po' qual è il campo di applicazione nel quale noi utilizziamo la biopsia liquida, noi diciamo come ambito di ricerca AIRC, che in particolare fa riferimento alla, all'oncologia di precisione, per poi ragionare un po' insieme su quali sono le differenze principali e i vantaggi e le challenge anche che abbiamo nell'utilizzare la biopsia liquida rispetto alla a biopsia tessutale, fare una carrellata di qual è la ricchezza notevole della biopsia liquida, in particolare pensando a prelievi di sangue, ma vedremo anche che come biopsia liquida si può pensare anche all'urina piuttosto che ai liquidi cerebrospinali o altre cose. E poi farei un po' di, diciamo, di dettaglio su uno degli elementi della biopsia liquida che riguarda il DNA libero circolante, passando per degli esempi che toccano anche degli assay multi-analiti, che poi è parte, diciamo, del titolo di questa lezione di oggi, dove combiniamo differenti elementi accessibili tramite la biopsia liquida che con analisi computazionali possono servire per migliorare le performance di un assay diagnostico e che passa anche per l'utilizzo della digital PCR. E poi alcune, diciamo, considerazioni generali su come nel mio laboratorio di ricerca di analisi computazionale e funzionale in oncologia sfruttiamo la biopsia liquida sia per studiarla che come mezzo, diciamo, per arrivare a degli assi diagnostici e dove il campo sta andando. Parto, diciamo, facendo un'introduzione, dato che forse non tutti hanno corsi in questo ambito, per ricordare che ad oggi le diagnosi di tumori vengono prevalentemente fatte sulla base di una serie di elementi che includono un esame, diciamo, diagnostico, insomma, un esame cosiddetto fisico da parte del medico, poi chiaramente una o più evidenze tramite immagini, che può essere CT scan, PET scan o altro, laboratori, test di laboratorio che includono analisi, cosiddette analisi del sangue e analisi chimiche sul sangue o sull'urina, e poi, questa è la parte, diciamo, sulla quale ci focalizzeremo oggi, analisi tendenzialmente di tessuti oppure basate su cellule isolate dal sangue, fatte tipicamente dagli anatomopatologi o dal lab medicine, dove l'istologia e la morfologia del tessuto delle cellule vengono analizzate sotto il microscopio e spesso vengono anche utilizzate delle tecniche di immunoistochimica per verificare l'espressione di oppure no di certe proteine in situ. E tutta questa, diciamo, ultima parte di analisi viene fatta tramite del materiale che viene preso dall'individuo per una prima diagnosi, quindi magari ancora non un paziente, comunque insomma un individuo, o tramite una biopsia tessutale o magari da del materiale che è stato prelevato durante un intervento chirurgico. È chiaro che diciamo quest'ultima parte di analisi che serve, che concorre a definire la diagnosi di tumore è ancora più fondamentale oggi perché, come sapete, ci sono stati dei grandi avanzamenti negli ultimi 10 o 20 anni in ambito oncologico rispetto a quella che è definita l'oncologia di precisione, ovvero l'interesse di conoscere il background genomico e genetico di ciascun individuo, perché oggi esistono dei trattamenti che vanno a lavorare direttamente su dei target specifici e questi target spesso sono legati a delle alterazioni o comunque a delle componenti genetiche o genomiche dell'individuo. E quindi quello che viene fatto, diciamo, da tessuto prelevato con una biopsia o con, diciamo, in seguito a chirurgia, serve anche per fare una stratificazione molto spesso che avviene tramite tecniche di sequenziamento, cosiddette NGS, quindi Next Generation Sequencing. Ora, è chiaro che l'analisi tessutale che porta alla definizione di questi di queste caratteristiche genomiche o genetiche diventa vie più importante. E il bello, diciamo, della
oncologia di precisione, che quindi si prefigge di trovare il farmaco migliore rispetto al target che c'è nel paziente, nella dose migliore e al tempo più opportuno, è una prospettiva di grande interesse. È anche vero che, se in questa slide sembra tutto molto semplice, se pensiamo alla realtà, diciamo, dei pazienti, di come le malattie tumorali in realtà sono e si presentano, abbiamo una serie di complessità. Qui ci sono complessità in questa slide che vediamo sia sull'asse X che sull'asse Y e che vanno a toccare i vari aspetti. Uno, diciamo, quello che vediamo su questa parte della slide riguarda il fatto che da uno scenario così così semplice, diciamo, come quello che abbiamo visto precedentemente, in realtà noi sappiamo che per evidenza clinica dobbiamo aggiungere tutta una serie di elementi, ovvero una volta che viene identificato magari un target specifico per l'individuo per il quale c'è un trattamento ad hoc, durante il trattamento può essere che il tumore dell'individuo cambi, che venga a costruire, diciamo, degli elementi di resistenza o tramite plasticità delle cellule tumorali o tramite l'emergenza di nuovi cloni o la selezione di cloni che erano già presenti nel tumore iniziale che sotto pressione di trattamento prendono sopravvento. Quindi, diciamo, su questo lato la complessità si stabilisce col fatto che un tumore non è una malattia statica neanche nelle sue caratteristiche, quindi non solo nell'espansione ma neanche nelle caratteristiche, e c'è la necessità di monitorare queste alterazioni durante il tempo. L'altra complessità, che in realtà è nota da molto tempo, è che soprattutto per alcuni tipi di tumore, anche quando si tratta di analisi, diciamo, iniziale, quindi di prima diagnosi, ci può essere della eterogeneità molecolare o genomica all'interno dello stesso individuo. Ci possono essere inoltre delle varianti o delle alterazioni genomiche che non sono ancora state caratterizzate, e in realtà i vari livelli di analisi molecolare che possono essere o che potrebbero essere di interesse per arrivare a un profilo genetico completo dell'individuo non passano solo dalla genomica o dai livelli delle proteine, ma possono passare anche, per esempio, dall'epigenetica, quindi da stati di metilazione di alcune zone del genoma o altre. E poi, non per ultimo, e questo diventa un elemento sempre più fondamentale, anche conoscere quali sono gli elementi di interazione tra le cellule tumorali e il microenvironment può aumentare la risoluzione della complessità del singolo individuo. Ora, in questa slide vi faccio vedere due esempi, diciamo, di eterogeneità all'interno dello stesso paziente, e il motivo per cui mi insisto su questo punto è che poi chiaramente, quando andremo a ragionare della biopsia liquida rispetto alla biopsia tessutale, possiamo capire quali sono gli elementi di vantaggio e quali sono anche le grandi sfide che ci troviamo ad affrontare. Il primo punto è che l'eterogeneità per un singolo paziente può venire, diciamo, da diversi aspetti, quindi vedete graficati. E in generale il modo in cui noi, soprattutto quando dico noi, in questo caso penso a chi analizza questi dati, pensiamo a un tumore come un insieme di diversi profili clonali. Questa è una rappresentazione grafica di quelle che possono essere due tipi di cellule tumorali, che sono JSON, diciamo, una popolazione rispetto all'altra. Possiamo pensare a casi in cui cellule indipendenti danno origine a due tumori indipendenti che poi vanno a unirsi. Ci sono poi altri tipi di eterogeneità, come abbiamo accennato, che evolvono durante il tempo e che talvolta sono legati al trattamento, alla resistenza al trattamento. In questo caso possiamo pensare a due alternative principali, una dove nel tumore iniziale, qui rappresentato, diciamo, graficamente da queste cellule, ce n'è una in particolare che dopo la risposta al trattamento delle cellule blu emerge perché diventa o dà la resistenza o ha la resistenza al trattamento, e poi attraverso un'espansione
nel microenvironment in cui si trovano porta alla progressione. Mentre l'altro caso, diciamo, che poi alimenta un'eterogeneità, è quella dove tutte le cellule in realtà all'inizio tendono a rispondere, ma ce ne sono alcune che sono persistenti o che sono tolleranti al farmaco, che accumulano altre mutazioni durante il corso del trattamento e poi danno adito a resistenza cosiddetta de novo, che si diversifica in diverse sottopopolazioni. Ci sono altri elementi che qui sono riportati, in particolare per il tumore alla prostata, che è il campo di studio, diciamo, nel quale il mio laboratorio lavora prevalentemente, dove il processo che poi porta alle metastasi, quindi diciamo in stato di malattia già avanzato, parte direttamente da un solo tumore, quindi in questo caso si dice che c'è un'origine monoclonale del tumore, e poi le metastasi, diciamo da una prima metastasi come in questo caso, evolvono in siti diversi, continuano a muoversi nel tempo, magari andando in diversi tipi di microenvironment, accumulando alterazioni genetiche durante il tempo, ma tuttavia sempre riconducibili a uno stesso tool, uno stesso pool, scusate, di aberrazioni dell'origine monoclonale. Contrariamente, e questo è molto frequente nei tumori prostatici, che molto spesso sono, si dice, polifocali, cioè ci sono più fossae all'interno della prostata che sono geneticamente diverse l'uno dall'altro, e ci sono casi in cui entrambi, o possono essere anche più di due, danno origine a metastasi nel tempo, per cui poi se si arriva a un processo metastatico, il paziente avrà delle rappresentazioni che sono molto diverse in base al sito della metastasi, per arrivare poi in casi che comunque si vedono nella realtà dei fatti, dove ciascuno dei due cloni originali concorre a un ulteriore sito metastatico dove si ha la convergenza dei due fossae inizialmente indipendenti. Quindi delle situazioni estremamente complesse dove, se voi pensate a un'unica biopsia tessutale rispetto a quello che è il potenziale di una biopsia liquida, potete iniziare a immaginare che ci sono dei vantaggi in realtà sia da una parte che dall'altra, ma tendenzialmente forse più preponderanti nella biopsia liquida. Una biopsia tessutale, se noi pensiamo, diciamo, a un prelievo tramite un ago, in genere sono aghi da un millimetro o poco di più, prelevano un pool, pensiamo adesso, diciamo, a una potenziale diagnosi di un tumore solido, prelevano un pool di cellule che includono cellule tumorali, anche cellule normali, cellule stromali, tutte insieme, da un'unica posizione in un sito, diciamo, dell'individuo che è sotto esame. Quindi la biopsia tessutale in questo caso ci fornisce una visione dettagliata, piuttosto accurata, di una singola popolazione di cellule, in questo caso le definiamo cellule tumorali, in un certo momento, diciamo, nella vita dell'individuo che si presenta dal medico. Nello stesso tempo zero, quello che noi possiamo pensare invece di fare è ottenere un campione di sangue, quindi una biopsia liquida, e quello che otterremo è una visione molto diversa, perché nel caso in cui il paziente ha più metastasi, diciamo, corporee, quello che succede è che da un solo blood draw, quindi da un solo prelievo di sangue, noi otteniamo una visione panoramica di quello che il paziente, diciamo, ha a livello di cellule tumorali. Questo perché? Perché ciascuno dei siti rilascia qualcosa nella circolazione, poi vedremo che cosa, e quindi con un prelievo di sangue noi vediamo la rappresentazione di più siti contemporaneamente, sempre in questo caso in un unico punto temporale. Ora è chiaro che qui, diciamo, in termini quantitativi la differenza forte dal mio punto di vista è la seguente, che da un lato la biopsia tessutale ci dà una visione dettagliata e accurata di una sola porzione, quindi grandi vantaggi dell'accuratezza di quello che possiamo vedere, dall'altra parte abbiamo grandi vantaggi nel poter avere una specie di
quella che possiamo chiamare helicopter view di quello che sta succedendo nel paziente più in generale. Se però noi pensiamo al fatto che il vantaggio principale della biopsia liquida è quello di poter collezionare più campioni di sangue nel tempo, iniziamo a farci un'idea degli scenari dove la biopsia liquida è abbastanza vincente o potrebbe diventare vincente rispetto alla biopsia tessutale. Peraltro la biopsia tessutale ha come punti, diciamo, limite che comunque è un'operazione o una procedura che può essere invasiva, può essere comunque dolorosa, può essere non sempre fattibile perché magari ci sono dei siti, diciamo, di potenziali masse tumorali che sono difficili da raggiungere dal patologo, diciamo, da chi fa l'indagine, oppure può anche essere che si tratti di pazienti che sono in uno stato abbastanza fragile e quindi fare comunque questo tipo di, anche se poco invasiva, di procedura poco invasiva, non è adatto. Mentre un prelievo di biopsia liquida, tutto sommato è poco invasivo, tutto sommato non dovrebbe essere, diciamo, doloroso. È chiaro che i rischi ce ne sono sempre, come possono essere i rischi di infezioni, però davvero minime. E poi, a dire il vero, quello che succede molto spesso per gli studi è che nel momento in cui il paziente deve avere un controllo dei non so, dei blood counts, quindi white blood cells, red blood cells, eccetera, nello stesso prelievo viene anche prelevato del sangue per la biopsia liquida. E quindi pensando di poterlo fare in più punti temporali, uno può immaginare di avere tante panoramic view a diversi tempi temporali e poi fare delle deconvoluzioni del segnale che viene analizzato per capire che cosa sta succedendo. E in realtà, se noi, diciamo, ci distanziamo un attimo dalla biopsia tessutale, pensiamo solo a quella liquida e pensiamo a uno scenario un po' completo, e queste sono immagini che ho preso da una review molto esaustiva scritta da Bronkhorst e colleghi, possiamo pensare che anche con un solo blood collection, quello che noi vediamo è materiale che può essere utilizzato in ambito tumorale per fare screening, quindi per fare early detection di tumore in linea di principio, per aiutare il patologo e poi l'urologo, l'oncologo a definire qual è lo stato della malattia e quindi quella che sarà anche la prognosi dell'individuo, sempre basandosi su un solo blood drawn. Possiamo anche riuscire a capire qual è l'origine, la cellula di origine del tumore, questo lo vedremo più avanti, quindi fare quella che è cosiddetta cancer localization e utilizzare le informazioni che vengono da una biopsia liquida per tornare al concetto della stratificazione dei pazienti rispetto a delle terapie a target molecolare, quindi la stratificazione della terapia iniziale del paziente. Se invece andiamo oltre e pensiamo a collezioni seriali di campioni di sangue, possiamo monitorare la risposta alla terapia dell'individuo, monitorare l'eventuale emergenza di resistenza al farmaco, oppure in altri casi verificare durante il tempo qual è la quantità, se ancora ve n'è, di molecole tumorali nella circolazione. Quella che molto spesso viene chiamata quantificazione del minimal residual disease. Questo, per esempio, in caso di operazione chirurgica per rimuovere la massa tumorale, idealmente ci consente di verificare tramite biopsia liquida se sono ancora rimaste delle cellule tumorali nel paziente. Ora, abbiamo tutte queste possibilità, è chiaro che uno deve iniziare a pensare, uno, cioè i ricercatori in questo caso, finché stiamo nell'ambito della ricerca traslazionale o preclinica, quali sono i tipi di tool che noi abbiamo a disposizione per fare indagini di elementi molecolari in biopsia liquida rispetto all'applicazione che ci interessa. Faccio un esempio. E da un lato possiamo pensare a quello che abbiamo chiamato minimal residual disease e dire, beh, se noi vogliamo solo vedere se ci sono ancora delle molecole tumorali in circolazione senza concentrarci su quali sono le aberrazioni genomiche, siamo da un lato, diciamo, estremo dell'applicazione e quello che ci interessa vedere, magari vedere tantissimo porzione di genoma,
anche a bassa risoluzione, giusto per capire quali sono, se ci sono ancora degli elementi tumorali, no? Allora, in questo caso non ci interessa essere molto, diciamo, accurati nella definizione delle aberrazioni genomiche, ma vogliamo semplicemente che il nostro limite di detection sia abbastanza basso e possiamo pensare a fare un low pass whole genome sequencing. Se invece, al contrario, qui salto un pezzo, vogliamo verificare la presenza di una specifica aberrazione molecolare per identificare qual è il target, qual è, diciamo, il farmaco più adatto per il paziente specifico, vogliamo essere molto certi di avere una massima sensitivity e anche specificity di fatto per quei biomarcatori, in maniera tale che se l'individuo ha quella lesione nelle cellule tumorali, diciamo in qualsiasi parte del corpo, noi dalla biopsia liquida riusciamo a vederla. Allora, in questo caso, se voi vi chiedete qual è l'asse INGS da applicare in questo caso su biopsia liquida, beh, probabilmente si pensa a un pannello cosiddetto targeted, cioè che copre solo certe porzioni genomiche per le quali sequenziare ad altissimo coverage, quindi con una profondità di sequenziamento molto alta. La profondità di sequenziamento ovviamente aumenta la nostra capacità di non fare falsi positivi e non fare falsi negativi. Quindi in generale, diciamo, le performance o i requisiti dell'asse che uno deve andare a disegnare o ad applicare in ambito di biopsia liquida dipendono estremamente dal tipo di domanda che si ha davanti. Qui c'è questa slide, la uso, diciamo, per presentarvi alcune considerazioni che bisogna sempre fare. Questo vale sia in ambito di ricerca che in ambito, diciamo, di portare un asse verso la clinica, perché è chiaro che eseguire whole genome sequencing su un paziente verso targeted sequencing ha delle differenze estreme sia nel turnaround time rispetto a quando il campione di sangue arriva in laboratorio a quando si può dare, diciamo, una classificazione di quello che c'è nel campione, ma anche in termini di costo e in termini di, per esempio, spazio dei dati che vengono generati, quindi spazio necessario per fare la per storare l'informazione. Quindi da un lato bisogna pensare, diciamo, qual è il potenziale di identificare nuove alterazioni di potenziale interesse per uno studio, avere delle considerazioni su grandi riarrangiamenti strutturali delle cellule tumorali, verso lato opposto la necessità di identificare della presenza di biomarcatori particolari, come abbiamo appena detto, quindi ad altissima specificità e ad altissima sensitivity su delle regioni ben definite. E quindi qui si va, diciamo, dal whole exome sequencing al target sequencing, dove chiaramente c'è una diminuzione delle risorse computazionali necessarie, un aumento della preparazione e forse un po' della complessità, diciamo, della preparazione del campione per il target sequencing, perché in questo caso, vi faccio un caso estremo, si prende tutto il cell-free DNA che c'è in circolazione del paziente e si sequenzia, mentre qui bisogna preparare delle library ad hoc, e poi chiaramente il costo del sequenziamento che diminuisce. Ora, se uno pensa in termini di biopsia liquida e pensa al tipo di informazione molecolare che può vedere in una biopsia liquida rispetto a una biopsia tessutale, ci sono alcuni problemi che sono gli stessi che si presenterebbero sotto il microscopio. Quando un patologo, e qui è qualcosa che ho imparato, diciamo, i primi anni in cui mi sono avvicinata all'ambito medico, dove lavoravo molto in ambito di informatica medica per la patologia, quello che un patologo fa quando guarda un vetrino al microscopio in prima battuta è distinguere le cellule tumorali dalle cellule non tumorali e fare, per esempio, una conta in certi quadranti di quello che vede al microscopio della frazione di cellule tumorali verso cellule normali, definendo la cosiddetta cellularità. Lui può vedere che in un campione, diciamo, una sezione di una biopsia tessutale, il patologo, sulla base della morfologia, può dire: in questo campione osservo il 50% di cellule tumorali sul totale.
Similmente, nella biopsia liquida bisogna essere in grado di distinguere quali sono i frammenti di DNA circolante che vengono da cellule normali rispetto a cellule tumorali. Stessa cosa vale per identificare o quantificare la ploidia del tumore. E queste due caratteristiche, sia per la biopsia liquida che per la biopsia tessutale, dipendono anche dalla quantità e dalla qualità del materiale che uno ha a disposizione. Una nota, diciamo un dettaglio per farvi capire quanto materiale riusciamo a estrarre da una biopsia liquida: in un prelievo di 2 ml di sangue, che più o meno equivalgono a 1 ml di plasma, da individui sani noi estraiamo al massimo 4 nanogrammi per ml di DNA, al massimo, molto spesso 1, 2, anche meno. Mentre se prendiamo una collezione di pazienti con il tumore alla prostata avanzato, la quantità di DNA in circolazione varia da pochi nanogrammi per ml fino a 100-200. È chiaro che poi noi ci dobbiamo chiedere, come fa il patologo, diciamo, quando ha il tessuto in mano, quanto di questo DNA viene dal tumore rispetto, per esempio, a essere rilasciato nel sangue in seguito a un'infiammazione locale o generale di vari tessuti del paziente, e anch'esse che concorrono a rilasciare materiale in circolazione. Ora, se noi abbiamo un prelievo di DNA, un prelievo di sangue e poi isoliamo il plasma con delle centrifughe, che cos'è che in realtà riusciamo a vedere in questo materiale? La bellezza della biopsia liquida è che è una risorsa davvero estremamente ricca di elementi. Allora, questa immagine, che di nuovo è presa dalla stessa review che vi ho menzionato prima, ci fa vedere non solo che nella circolazione, diciamo, dei nostri vasi sanguigni abbiamo un sacco di elementi diversi, ora ne citeremo alcuni, ma anche che ci sono dei meccanismi di rilascio di questi vari elementi che variano tantissimo. Se noi ci focalizziamo inizialmente su questa prima parte, vediamo che qui ci dice che in circolazione noi abbiamo nucleosomi e polinucleosomi che quindi contengono, diciamo, DNA in circolazione. Abbiamo dei grandi frammenti, molto più grandi di questi, di double strand DNA che circolano. Abbiamo DNA mitocondriale, abbiamo anche extracromosomal circular DNA che sono fino a 20K di paia di basi. La cosa interessante è che se noi pensiamo di utilizzare un kit per estrarre il DNA libero circolante, e quindi se lo facciamo, quello che noi estraiamo sono tutti gli elementi di DNA che vi ho citato fino ad adesso, avremo lunghezze molto diverse di questi frammenti e sapremo, grazie a quelli, diciamo, che sono gli studi sui meccanismi di rilascio di questo materiale nella circolazione, se vengono prevalentemente, diciamo, da cellule apoptotiche, quindi più prevalentemente da cellule di, tumorali in apoptosi, oppure da meccanismi di necrosi piuttosto che autofagia e quant'altro. Quindi c'è una specie di accoppiamento tra gli elementi che noi riusciamo a estrarre, che possiamo studiare, e quello che la biologia, diciamo, degli ultimi 50 anni, ma ancora di più quella legata allo studio della biopsia liquida, ci consente di dire. Poi abbiamo, adesso qui non le vedo, ma sono sicuramente da qualche parte, ovviamente in circolazione ci sono anche le cellule tumorali circolanti, quindi cellule intere che vengono rilasciate da metastasi, e che circolano intere nei nostri vasi. Quando uno fa un prelievo di biopsia liquida, all'interno del sangue che viene estratto, se il paziente è stato metastatico, ci sono anche delle cosiddette CTC. Dopodiché ci sono degli altri elementi estremamente informativi, e poi vedremo un esempio di questo, che riguardano vescicole. Quindi vescicole, che sono degli elementi tondi con una doppia membrana lipidica, che contengono RNA, proteine, a volte anche DNA, rilasciate da una serie di cellule, che possono essere di nuovo cellule tumorali oppure cellule normali.
E poi tutta una considerazione, diciamo, di altri elementi che nel contesto della biopsia liquida per la oncologia di precisione diventano più rumore e quindi segnale da eliminare piuttosto che un vantaggio. I tipi di cellule dai quali originano tutti questi elementi sono elencati qui e vedete che le tumor cell sono solo una di queste. Possiamo avere qualsiasi tipo di cellula che ha, diciamo, capacità di accesso poi ai vasi sanguigni che inserisce materiale nella circolazione. Mi soffermo su questo perché se noi pensiamo in termini di dati di come vengono sviluppate gli assi diagnostici oppure per monitorare la risposta terapeutica su biopsia liquida, quando vi ricordate che vi avevo detto la biopsia tessutale ci dà una immagine accurata nel in quello momento temporale di una certa porzione di tessuto, mentre la biopsia liquida ci dà una panoramica, quello che intendevo dire è che nella panoramica non solo abbiamo identificate, diciamo, abbiamo il contributo di tutte le metastasi, ma abbiamo anche il contributo di tutta una serie di altre cellule che sono in grado di rilasciare elementi nel sangue. Chiaramente in circolazione avremo anche le nostre red blood cells, le white blood cells e quant'altro. E per inciso vi dico che da un punto di vista pratico quello che tipicamente si fa è che si usano le white blood cells in circolazione per estrarre DNA genomico di cellule sane in maniera tale da avere una controparte, quindi il perfetto controllo, diciamo, di una biopsia liquida del materiale circolante è il DNA genomico dello stesso paziente. Ci sono dei punti di attenzione che ora sono chiari, diciamo, a tutta la comunità che si occupa di biopsia liquida, ma che negli anni scorsi sono stati un pochettino forse tralasciati e che occorre sempre ricordarsi. Riguardano il fatto che nei primi studi di biopsia liquida, chiaramente alcuni, diciamo, nell'ambito di ricerca, si sono focalizzati nel cercare di verificare l'associazione tra un biomarcatore di loro interesse, una lesione genomica, un microRNA o qualsiasi cosa in circolazione, con per esempio la prognosi o la progressione di malattia degli individui. E un errore che spesso è stato fatto è esemplificato in questa slide. Se noi cerchiamo una particolare alterazione, per esempio una mutazione di BRAF, oppure una mutazione di somatica di BRCA2 in circolazione, noi la possiamo vedere, la possiamo quantificare, ma studiare l'associazione di questa quantificazione con la prognosi, diciamo, il progresso di malattia dell'individuo non è necessariamente corretto. Perché? Perché quello che noi estraiamo dal cell-free DNA in circolazione sono, come vi dicevo, frammenti che vengono da cellule tumorali, ma anche frammenti che vengono da cellule normali. E quindi è come se noi mischiassimo l'informazione del marcatore in particolare rispetto alla quantità di DNA tumorale che c'è in circolazione. In questo caso ci sono due pazienti dove io posso andare a vedere, diciamo, la stessa alterazione molecolare e da una parte trovarla di sopra della mia threshold di detection e dall'altra parte no, ma in realtà se noi guardiamo la proporzione tra quello che qui ho messo in arancione e quello che ho messo in grigio, in un paziente e nell'altro è esattamente la stessa, solo che in un paziente sono sotto la mia threshold di detection e nel paziente quindi paziente 1, nei pazienti 2 invece sono sopra, sebbene le proporzioni siano esattamente le stesse. Questo ve lo dico perché studi che abbiamo condotto noi, ma poi ci sono stati degli studi bellissimi attraverso diversi tipi tumorali fatti da altri investigatori, hanno dimostrato che in realtà quello che noi chiamiamo il tumor content, che equivale alla cellularità tumorale che il patologo quantifica sotto il microscopio, e qui il tumor content, quindi è la frazione di elementi circolanti che vengono da cellule tumorali rispetto a cellule normali, è un marcatore prognostico fortissimo.
E in questo caso noi lo stiamo vedendo rispetto in una coorte di pazienti con tumore metastatico alla prostata, dove si vede chiaramente che i pazienti che hanno un tumor content maggiore, in questo caso del 18%, maggiore o uguale del 18%, hanno un overall survival nettamente inferiore rispetto ai pazienti che hanno un tumor content inferiore al 18%, ovvero per i quali meno del 18% del DNA in circolazione deriva da cellule tumorali. Con questa, diciamo, prima panoramica di alcuni degli elementi, vorrei passare a farvi vedere degli esempi di come analisi cell-free DNA può essere utilizzato, che tipo di informazioni ci porta. Però prima di andare avanti vi chiedo se qualcuno ha delle domande. Anche da casa, ragazzi, se avete qualche curiosità o qui, tutto tace. Tutto tace. Allora io procedo, poi magari vengono dopo. Sì. Vado? Alessia, procedo, vero? Perfetto. Allora, il cell-free DNA che abbiamo già menzionato, che correntemente si indica, diciamo, con questa abbreviazione cell-free DNA, è un... ha delle caratteristiche, diciamo, qui parlo come ricercatore, davvero fantastiche. Uno, perché se noi riusciamo a distinguere quello tumorale da quello normale, possiamo vedere aberrazioni genomiche, possiamo vedere alterazioni strutturali del genoma, possiamo fare inferenza diploidia, possiamo davvero studiarlo come se stessimo guardando il DNA di cellule tessutali. Ma in più ha tutta una serie di altre caratteristiche che ora cerco di introdurvi brevemente. Questa slide è solo per dire che la maggioranza del cell-free DNA che a noi interessa è quello che viene, diciamo, da cellule in stato apoptotico, e che se noi prendiamo il cell-free DNA estratto da un paziente e lo corriamo sul cosiddetto bioanalyzer, che è uno strumento automatizzato basato sull'elettroforesi che studia, che dà una misura della qualità del materiale, quindi delle biomolecole estratte dal campione di plasma. Quello che noi otteniamo è tipicamente un profilo come questo, dove vediamo, diciamo, questi due picchi che sono i picchi di controllo, e poi un picco prevalente dove, scusate, sull'asse delle X abbiamo la lunghezza in paia di basi dei frammenti di DNA, e questa è un'intensità in una unità che non ci interessa in questo momento. Però, in buona sostanza, se noi guardiamo quindi la distribuzione delle lunghezze dei frammenti, quello che vediamo è un picco intorno a 160-170, un po' variabile. Se noi guardiamo un altro paziente, questi sono pazienti di uno studio che poi vi menziono, vediamo di nuovo lo stesso picco, con la maggioranza dei frammenti con una lunghezza che va tra i 150 e i 210, poi vediamo a volte un secondo picco messo qui, e poi in questo caso vediamo della contaminazione di DNA genomico che viene da cellule, probabilmente white blood cells o altre cellule che si sono destrutturate, diciamo, che hanno rilasciato del materiale in circolazione. L'ambito di ricerca fortemente attivo in questo contesto ha portato avanti studi sia per analizzare la metilazione di questi frammenti che si vedono, sia per studiare l'architettura della cromatina, sia per fare inferenza di livelli di espressione delle cellule tumorali che hanno rilasciato questo DNA. E ora vi faccio vedere perché è possibile farlo. Questa immagine viene da una review su Cell Genomics abbastanza recente, del 2023. Vedete sull'asse delle X sostanzialmente la stessa asse X del bioanalyzer che vi ho fatto vedere prima, quindi la lunghezza in termini di paia di base dei frammenti che vengono rilasciati. Questo chiaramente è un cartoon, e qui sull'asse delle Y abbiamo la percentuale dei frammenti. Questo profilo che voi vedete è più o meno il profilo che vi ho fatto vedere, scusate, precedentemente, quindi questo è il primo picco e questo è il secondo picco, solo che la grafica ci spiega che cosa stiamo guardando. Allora, in prima battuta, noi sappiamo che il DNA libero circolante che noi riusciamo ad analizzare è il DNA
che è arrotolato intorno ai nucleosomi. Allora, la prima grande differenza è che questo picco qui ha delle dimensioni compatibili con la lunghezza di un nucleosoma, e questo picco qui, che si chiama di nucleosomi, ovviamente è la lunghezza caratteristica di due nucleosomi. Talvolta si vede anche un terzo picco e via dicendo. Dopodiché, oltre a questa variazione diciamo principale, poi uno può anche andare a distinguere delle altre degli altri sottopicchi, fino ad arrivare, diciamo, a questi qui che hanno una periodicità di 10 paia di basi, che dipendono da questi mix che sono caratteristici di ciascun nucleosoma e che derivano dalla, diciamo, dalla sua frammentazione. Ora, questo è uno sketch, però se voi guardate bene qui distinguete molte curve. Queste curve, ciascuna di esse deriva dal sequenziamento del cell-free DNA estratto da un healthy individual, quindi in questo caso sono 17 individui sani, quindi senza diagnosi di tumore, per i quali è stata fatta questa analisi, diciamo, bioanalyzer-like. Se noi sovrapponiamo a questa distribuzione, qui l'asse delle X è sempre lo stesso, quindi fragment size in paia di basi, il cell-free DNA che noi estraiamo da dei pazienti con tumore, in questo caso guardiamo il dato che è stato generato facendo whole genome sequencing, quindi questo non è bioanalyzer, ma è dato di sequenziamento per END, che ci consente di vedere le lunghezze dei frammenti, e plottiamo il dato nello stesso spazio, quello che vedete intanto è che è conservata la periodicità delle 10 paia di basi, che vediamo un picco principale a un'altezza, diciamo, sull'asse delle X che è compatibile con il singolo nucleosoma. Vediamo un alzamento tipico di nucleosoma, ma vediamo anche un'altra cosa molto importante. Il dato degli healthy individuals in questo caso è aggregato sulla linea rossa, che qui vedete molto chiaramente, ma poi vediamo tutta una serie di altre linee che riguardano i pazienti con tumore. I pazienti con un alto tumor content hanno una distribuzione dei frammenti che è leggermente spostata a dimensioni più basse di fragment size. Segnale che è individuo specifico, ma che è assolutamente ripetibile, come si vede abbastanza bene in questo plot. Uno dei motivi per cui la frammentazione ci consente, diciamo, di fare delle inferenze sul programma trascrizionale delle cellule tumorali che rilasciano in circolazione è dovuta al fatto che i fattori di trascrizione che fanno binding sul DNA lo fanno in certe condizioni, quindi per esempio con la cromatina aperta e la possibilità di andare a fare il binding. Tutto questo in un sistema molto più complesso di quello che io ho accennato fa sì che la frammentazione del DNA di cellule tumorali è molto diverso rispetto alla frammentazione del DNA di cellule normali. Molto più regolare in questo caso, molto più diciamo peculiare nel caso della cromatina aperta, per esempio, perché un certo programma trascrizionale è attivato. C'è un altro elemento che vi accenno brevemente, è che chi taglia il DNA sono delle nucleasi, ed è stato studiato da vari gruppi di ricerca, vedete, negli ultimi anni, quindi questo è davvero tutto materiale molto fresco, che nucleasi diverse hanno la propensità per tagliare intracellulare o extracellulare in prossimità di certi particolari nucleotidi. Quindi c'è una nucleasi che preferenzia il cutting in presenza di T rispetto in presenza di C o altre combinazioni di questo tipo. E studiando gli END dei frammenti che si ottengono dal sequenziamento di una biopsia liquida dopo aver isolato il cell-free DNA, danno informazione sulla probabilità che un frammento derivi da una cellula di un tipo rispetto a un altro, oppure che sia stato tagliato all'interno della cellula o fuori. In questo caso, diciamo in questa slide, quello che si vede è che se uno ragiona in termini generali e mette insieme queste informazioni che io ho accennato,
può vedere che i frammenti che sono che terminano con certe sequenze tendono a essere arricchiti in campioni tumorali e certe altre, lo vedete in questo plot, sono deplete in campioni tumorali. E quindi studiare le sequenze negli end dei frammenti, oltre a studiarne la lunghezza, rispetto a quel plot che vi ho fatto vedere prima, dà informazioni sul DNA che osservate essere rilasciato da cellule apoptotiche tumorali rispetto ad altre cellule. E questo poi viene portato a un altro livello ancora, perché studiando l'allineamento relativo, diciamo, dei vari frammenti rispetto al genoma, uno può fare inferenza di quali sono i programmi trascrizionali che sono attivi rispetto a quelli non attivi. Questo segnale in particolare lo si riesce a vedere su certe zone, se uno sequenza anche con whole exon sequencing, diciamo il primo esone e gli elementi regolatori sono estremamente informativi, soprattutto gli elementi regolatori, per verificare questa propensità ad un gene, di un gene di essere in realtà espresso o non espresso. E quindi dal cell-free DNA si riesce a fare inferenza anche dei programmi trascrizionali. Passo ora a farvi vedere due casi studio, diciamo, che ho selezionato rispetto a analisi che abbiamo fatto negli ultimi anni, per farvi capire come questi elementi possono essere codificati in analisi computazionale che aiuti diciamo, gli oncologi a capire che cosa sta succedendo nei pazienti. Allora, il primo caso è di fatto uno studio al quale sono molto affezionata, è stata la nostra prima pubblicazione in ambito di biopsia liquida nel 2014, questo è uno studio fatto in collaborazione con Gert Attard, che è un oncologo, un scientist, oncologo medico che ora sta a UCL a Londra, dove abbiamo come prima domanda, pensando, diciamo, a tutte queste feature del cell-free DNA in circolazione, ci siamo chiesti se utilizzando molti punti temporali di biopsia liquida da un set di pazienti potessimo deconvolvere il segnale e capire che cosa stesse succedendo rispetto alle varie metastasi che il paziente aveva. In questo caso, questo è uno scan di un paziente incluso nello studio, c'erano più metastasi, almeno 3, L1, L2, L3, che noi sapevamo rilasciare contemporaneamente con diversi rate materiale in circolazione, volevamo verificare se era informativo dello stato del paziente. Quindi siamo in biopsia liquida, molti punti temporali, da ciascun punto temporale noi otteniamo una panoramica di quello che sta accadendo. L'approccio che noi abbiamo seguito, e che è quello, diciamo, che tanti seguono, è stato di focalizzarci su delle regioni genomiche che sappiamo essere aberranti nel tumore alla prostata e sfruttare le informazioni dei singoli alleli, diciamo, che ci vengono dai frammenti tramite sequenziamento, per capire se un segnale che noi ci aspettiamo essere in un certo modo varia dall'atteso e se varia nel tempo. E quindi, senza entrare nei dettagli, diciamo, di quello che stiamo guardando, anche se è legato alla frequenza allelica, qui F sta per frequenza allelica, se noi guardiamo nella regione del cromosoma 21, braccio lungo Q22, quello che vediamo, e qui stiamo guardando un paziente solo, è che nel campione tessutale, perché la stessa analisi ovviamente la possiamo fare sul campione tessutale, vediamo una certa distribuzione del segnale, e questo era il campione, diciamo, prima del trattamento, e se poi guardiamo alcuni punti temporali lungo il tempo, vediamo che questo segnale, quindi qui ogni pallino rappresenta la stessa zona genomica, la frequenza allelica nel plasma cambia completamente distribuzione e nel tempo la cambia nuovamente, vedete che si allarga il segnale. Stessa cosa per l'8P21, queste sono entrambe regioni, diciamo, che sono correntemente delette nei tumori prostatici. Qui vedete che il segnale cambia, ma cambia in maniera diversa rispetto a questo. Al di là, diciamo, dei trucchi computazionali che sono stati implementati, se noi ora guardiamo queste due stesse regioni genomiche, ovviamente ne avevamo a disposizione molto di più,
lungo tutti i punti temporali che abbiamo acquisito nel tempo, voi vedete cambiamenti diversi della distribuzione. Ora, questo è un istogramma del segnale e vedete che qui la distribuzione è abbastanza aperta, si apre ancora, chiusa, 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 quindi qui c'è un solo picco e poi qui in questo punto temporale inizia ad aprirsi, mentre la lesione, diciamo, sull'8P cambia completamente. E se noi associamo questa informazione con quello che sta succedendo al paziente dal punto di vista del trattamento, in questi punti temporali il paziente era sotto trattamento di un inibitore di seconda generazione del recettore degli androgeni, si chiama abiraterone, era in progressione con evidenza clinica e questa progressione si esplicita nel campione di sangue che noi abbiamo potuto analizzare come una variazione delle distribuzioni dei due cloni. E vedete che uno praticamente regredisce e uno emerge. Questo è un esempio molto semplice, secondo me, graficamente, per far capire che il bello della biopsia liquida è che, se utilizzata, diciamo, accoppiata con la conoscenza genomica dei tumori di riferimento, ci consente di studiare nel tempo l'emergenza di un nuovo clone tumorale durante la resistenza a un trattamento rispetto alla regressione di un altro clone tumorale. Non ho le slide in questo caso, ma prima di andare al prossimo case study, volevo dirvi che quello che si sta vedendo e che molti stanno portando avanti come tipo di studio è che chiaramente da self-free DNA noi, oltre a vedere le aberrazioni genomiche, le mutazioni, le amplificazioni, eccetera, possiamo anche guardare la metilazione del DNA, molto semplicemente, no? Quindi estraendo il self-free DNA e poi facendo, per esempio, una conversione col bisulfato per vedere i livelli di metilazione di certi siti. La metilazione, che voi sapete meglio di me perché avete studiato tanta biologia, è altamente indicativa della cellula di origine. Lo dico in altre parole, ogni cellula del nostro corpo che appartiene a un determinato organo ha una signature di metilazione molto specifica. Quindi studiare la metilazione nel cell-free DNA, quindi nella circolazione, ci consente non solo di studiare il programma legato al segnale tumorale, ma anche a capire qual è l'origine delle tessutale delle cellule che danno il segnale tumorale. Questo ci consente anche, diciamo, per i tumori che magari hanno delle feature plastiche di adattamento, di trasformazione sotto pressione farmacologica, di utilizzare la metilazione per quantificare degli score di plasticità durante il trattamento. Un esempio nell'ambito dei tumori prostatici, questi sono studi che ho portato avanti negli ultimi anni, 50% proprio di collaborazione strettissima con Emisha Beltran, che è un medico oncologo che sta al Dana-Farber Cancer Institute e con Gianmarco Franceschini del laboratorio, dove abbiamo verificato che la trasformazione di cellule di adenocarcinoma a cellule neuroendocrine, quindi un tumore molto molto aggressivo, possono essere perfettamente tracciate tramite un assay di 130K basi per metilazione su cell-free DNA. Ma c'è un altro elemento, qui passiamo al caso di studio numero 2, un altro elemento che ci dà una forza enorme quando utilizziamo la biopsia liquida, che passa per le vescicole extracellulari. Le vescicole extracellulari, che in certe, diciamo, in un certo range di dimensioni è chiamato, sono riferite come esosomi, sono coinvolte in tutta una serie, diciamo, di meccanismi. Sono coinvolte, per esempio, nel trasporto di informazione da cellula a cellula, sia in cellule abbastanza contigue che abbastanza distanti all'interno del corpo, e hanno tutta una serie di proprietà. Allora, il primo punto è che questi esosomi contengono tantissimo RNA e contengono tantissime proteine, talvolta anche del DNA, ma questo, diciamo, è un pochino più controverso. Poi hanno la capacità di interagire con cellule di varia natura e hanno anche diciamo, la capacità di agire in maniera differenziale rispetto alle cellule dalle quali sono state rilasciate e verso le quali viaggiano.
Ma se voi pensate da un punto di vista, diciamo, dei biomarcatori, quello che le vescicole extracellulari possono contribuire da un prelievo di sangue è che ci danno informazioni sul trascrittoma delle cellule di origine. Ora è chiaro, e poi vado al disegno dello studio che brevemente vi illustro, è chiaro che ci danno una componente diversa rispetto al cell-free DNA, quindi trascrittoma e proteine rispetto a genomica e metilazione, ma anche le vescicole extracellulari hanno un problema che è quello di essere rilasciato non solo dalle cellule tumorali, ma anche da quelle normali. Detto questo, però, noi ci siamo chiesti se portare avanti un disegno di asse che fosse multianalita, quindi che utilizzasse più analiti contemporaneamente, ci potesse dare un vantaggio. In particolare ce lo siamo chiesti perché in collaborazione con gli oncologi dell'ospedale Santa Chiara a Trento, in particolare Antonella Ferro e Orazio Caffo, siamo stati, diciamo, posti davanti al problema di capire come determinare lo stato di malattia di pazienti con tumore alla mammella che ricevessero o stessero ricevendo chemioterapia neoadiuvante, quindi prima della chirurgia. Prima domanda. La seconda domanda era anche capire se e quanto materiale tumorale ci fosse in circolazione e se da questo materiale potessimo vedere, per esempio, lo stato di HER2. Disegno dello studio è questo, quindi una serie di, abbiamo diciamo, più di 150 pazienti adiuvati anche da un set di pazienti dall'ospedale di Bolzano, per i quali abbiamo un campione di sangue al baseline, si dice, quindi prima del trattamento neoadiuvante chemoterapico, dopo la chirurgia, scusate, dopo il punto T2 finita la terapia chimoneoadiuvante e poi subito dopo la chirurgia. E quello che noi abbiamo pensato di fare è, e poi vi faccio vedere come, di utilizzare singoli campioni per estrarre sia le vescicole extracellulari che il cell-free DNA. E qui vedete che compare non solo il sequenziamento sia per l'RNA che per il DNA, ma anche la digital PCR che voi avete studiato. Prima cosa che vi faccio vedere, questi sono dati comunque abbastanza rari ancora, che combinano due analiti dalla stessa biopsia. Vi faccio vedere che se noi prendiamo i vari sottotipi di questa coorte, che aveva sia HER2 positive che luminal B, HER2 positive, luminal B, HER2 negative e triplo negativo, abbiamo, diciamo, una buona rappresentazione di tutti i pazienti e abbiamo due maggiori classi di HER2 positive e HER2 negative che, al di là di questo, diciamo, case study in particolare, è uno stato molto importante per la decisione del trattamento da parte dell'oncologo. Abbiamo quindi diviso, e qui vedete il dato, la coorte in HER2 positive e HER2 negative e abbiamo guardato il numero di vescicole extracellulari per ml di plasma rilasciate in circolazione. Vedete che praticamente da un punto di vista della quantità non c'è differenza. Come se noi guardiamo i profili che ora voi siete in grado, diciamo, di riconoscere del bioanalyzer, qui stiamo guardando, scusate, qui stiamo guardando due pazienti in particolare. E questo è il dato riassunto, vedete che la distribuzione della lunghezza dei frammenti cell-free DNA è esattamente quella attesa e vedete che la quantità di cell-free DNA in nanogrammo per ml non è significativamente diversa tra i due campioni. Questo è il bioanalyzer dell'RNA estratto dalle vescicole extracellulari. In questa slide, senza entrare nei dettagli perché chiaramente non sono un oncologo, vi voglio solo far vedere che, come abbiamo detto all'inizio, nell'ambito, diciamo, dell'oncologia di precisione, sottotipi tumorali diversi, definiti da un punto di vista molecolare o genomico, possono portare a scelte terapeutiche diverse. In questo caso ci sono differenze fondamentali tra gli HER2 negative e gli HER2 positive. Questo è diciamo, è la prima volta in cui noi abbiamo visto dati di cell-free DNA, dati di trascrittomica da vescicole extracellulari combinate con analisi in situ fatte dai patologi, ovviamente coinvolti anche in questo studio, quindi Mattia Barbareschi e il suo team, su un sottoset di individui. Voi qui vedete quello che è chiamato circosplot, in questo caso con una
dimostrazione del segnale rosso per amplificazioni genomiche, blu per delezioni genomiche, di due pazienti, in questo caso HER2 positivi, e due pazienti HER2 negativi, un triplo negativo e un luminal B, con evidenza di tutta una serie di lesioni che sono chiaramente evidenza del fatto che c'è DNA tumorale in circolazione, stimato essere circa il 46%, il 31% e via dicendo, e poi una serie di caratteristiche che derivano dall'analisi, diciamo, fatta dal patologo e dall'oncologo. Quindi a livello di cell-free DNA tutto come atteso, a livello trascritti del plasma noi vediamo una espressione di RBB2, estrogen receptor alfa e Ki67, che sono tutto sommato riconducibili a valori simili ottenuti a livello di proteina e del corrispondente DNA nel tessuto corrispondente dello stesso paziente. Quindi una comparazione back to back, con forse evidenza che talvolta avere il livello di espressione ci può aiutare. Quindi sulla base di questi primi dati abbiamo in realtà guardato tutta la coorte e sulla base di, oltre al sequenziamento, diciamo, per essere più accurati, due assi di Digital Droplet PCR, uno per il livello di trascritto di RBB2, che è, diciamo, che poi codifica la proteina HER2, e i livelli di DNA di RBB2. Back to back in digital su tutti questi campioni, e questi dati sono stati generati da Vera Mugoni, che è il primo autore del manoscritto. Quello che voi potete vedere in questo spazio, dove riportiamo il numero di copie, diciamo, di trascritti rispetto al gene controllo e di DNA rispetto al gene controllo, è una distribuzione dove la maggioranza, diciamo, dei campioni, come atteso, quindi gli HER2 negative, stanno a valori bassi, e poi ci sono una serie di campioni sparsi con livelli alti. Ora, che cosa ci dice questo dato? Senza guardare, diciamo, la parte sulla destra, ci dice che per alcuni individui il dato di trascritto è più informativo, per alcuni individui il dato di DNA è più informativo. Suggerimento, diciamo, per andare verso un asse multianalita. E come si fa in ambito quantitativo? Quello che abbiamo valutato, sebbene limitati dalla dimensione di questo studio, è verificare quale fosse il potere predittivo di ciascuna elemento, quindi ciascuna source of data, incrociando i dati sia da tessuto che di biopsia liquida, singoli o combinati. E quello che potete vedere è che il combo end, diciamo, per adesso qui mi faccio confusione con i colori, il combo end per la biopsia liquida si trova qui, quindi ha una forte precisione e una recall un po' più bassa, mentre il combo OR, quindi almeno o uno, cioè uno o l'altro, o tutti e due, è quello che ha le performance maggiori, suggerendo quindi che utilizzare sia informazioni da vescicole che da cell-free DNA può essere un grande vantaggio da un punto di vista di assessment di uno specifico marcatore, come in questo caso RBB2, HER2. Molto interessante, sempre dagli stessi campioni, abbiamo anche cercato, sempre Vera Mugoni, cercato di verificare se fosse possibile valutare l'espressione proteica di HER2 sulle vescicole. Quello che si vede, questo è davvero un pilot su pochi campioni, è che utilizzando citometria di flusso tramite l'imaging possiamo quantificare livelli di espressione della proteina HER2 nei campioni HER2 positivi significativamente più alti che sugli HER2 negativi. Quindi, e qui arrivo anche a toccare un altro spazio, diciamo, di studio in ambito di biopsia liquida, questo per sollecitare gli studenti magari a pensare a varie ipotesi, diciamo, per il loro futuro in generale in biopsia liquida o fuori, dove se uno si focalizza su domande che sono domande cliniche aperte, domande tecnologiche aperte, c'è tantissimo sviluppo e ricerca che si può fare. In questo caso noi abbiamo pensato di ottimizzare l'estrazione di più analiti da una singola provetta di sangue o di plasma.
Perché? Perché è vero che si possono fare campionamenti seriali, ma è vero che ciascun prelievo da un paziente, che sia un paziente o un individuo, diciamo, ci dona, dalla ricerca o da, diciamo, alla clinica, un campione estremamente prezioso. E quindi è importante riuscire a estrarre più possibile di informazione da un solo campione. Inoltre, se noi pensiamo in termini quantitativi e pensiamo a quanto già sia alta la variabilità all'interno di un individuo in momenti temporali diversi del giorno, in momenti temporali durante la malattia, è chiaro che se noi minimizziamo qualsiasi fonte di eterogeneità tecnica o biologica, quando studiamo la relazione tra differenti analiti è meglio. Quindi se noi estraiamo tutto da una singola provetta, diciamo, ci togliamo di mezzo alcune covariate che altrimenti dovremmo prendere in considerazione. E in questo studio, per il quale avevamo applicato per un brevetto e poi in realtà abbiamo visto che è uscito un kit di una ditta che lo fornisce, abbiamo dimostrato che da una sola aliquota riusciamo a prendere, a estrarre, vabbè, le platelets, che poi non abbiamo utilizzato appunto molecolare, però le vescicole extracellulari che abbiamo utilizzato per fare la parte trascrittomica e anche il cell-free DNA. E lo studio fatto, diciamo, con tutti i crismi degli studi ha fatto vedere che l'isolamento delle vescicole con tre tecniche di isolamento diverso e l'isolamento del cell-free DNA a cascata non hanno in realtà variazioni significative che possano alterare il tipo di studio che si può fare, anche se diverse tecniche di isolamento delle vescicole potrebbero di fatto isolare diverse popolazioni di vescicole, ma questo, diciamo, è indipendente dal fatto di fare la collezione seriale piuttosto che in parallelo. A questo punto io utilizzerei, se posso, Alessia, ancora qualche minuto solo per raccontare come noi ci muoviamo all'interno del laboratorio rispetto a questi tipi di studi e poi una slide di conclusione. Certo, vai. Sì, vai, vai. Grazie. Avrete immaginato quindi che quello che noi studiamo nel mio laboratorio è molto focalizzato sull'oncologia, è focalizzato sull'oncologia computazionale ma anche sull'oncologia funzionale, ovvero il nostro laboratorio che persegue, diciamo, identificazione di biomarcatori e di target molecolari, è composto sia da sperimentali che da computazionali, alcuni di questi che sono cresciuti, diciamo, nel nostro Ateneo, ma molti che vengono da fuori, e in realtà le tre linee principali di studio che portiamo avanti sono legate, una, alla lidalità sintetica, quindi trovare delle vulnerabilità delle cellule tumorali in maniera tale poi da suggerire il proseguo di identificazione di nuovi farmaci o riposizionamento di farmaci esistenti, studi di plasticità come quello che vi ho menzionato prima, sempre in ambito genitourinario, quindi vescica e prostata, ma una grande parte di studio che utilizza o studia le caratteristiche e le possibilità offerte dalla biopsia liquida. C'è una grande concorrenza, diciamo, di intenti tra queste tre linee, perché molto spesso, se noi vogliamo studiare per esempio la plasticità di tumori che sotto trattamento farmacologico variano nel tempo, invece di andare solo col tessuto, accoppiamo ovviamente quello che riusciamo a fare con la biopsia liquida. In questi anni, e qui torno, diciamo, a menzionare AIRC, abbiamo potuto sviluppare un programma di studio direi notevole, che ci ha consentito non solo di portare dei risultati di ricerca, di fare innovazione tecnologica, ma anche di costruire una rete internazionale molto solida di individui che intendono portare avanti la biopsia liquida come tool per accelerare la ricerca clinica. Quindi non stiamo parlando di ricerca sperimentale di base, non stiamo parlando di ricerca traslazionale, stiamo parlando di ricerca clinica, dove reti di oncologi in UK e in Italia sono interessati a sfruttare alcuni degli elementi che vi ho raccontato della biopsia liquida per i loro trial clinici, no? Quindi per portare qualcosa di non invasivo vicino al paziente.
Questo studio che è stato possibile tramite un finanziamento di AIRC congiunto con CR UK ci ha consentito ora, oggi, di mettere in piedi delle cosiddette standard operating procedure, SOP, per la collezione di campioni, così che tutti compiamo i prelievi, storiamo e processiamo nella stessa maniera, e anche di sviluppare degli assi che speriamo presto arriveranno, diciamo, più vicini alla clinica. E ad oggi solo in Italia, assieme a tutti i collaboratori, quindi non solo l'ospedale Santa Chiara di Trento, ma anche lo IOF di Padova, Meldola e Orbassano con De Giorgi, Buttigliero e Basso, abbiamo collezionato, mi sembra, circa 700 pazienti, siamo quindi vicini all'enrollment nel nostro programma, si chiama PRIME, che sta per Prostate Cancer Plasma Integrative Multimodal Evaluation. Ora, come voglio concludere? Voglio concludere dicendovi, e questa è la mia ultima slide, che l'ambito della biopsia liquida è un ambito estremamente emergente. Torno un attimo indietro, diciamo, alle modalità di tool diagnostici, per dirvi che in realtà ad oggi gli assi di biopsia liquida per utilizzo in ambito oncologico che sono stati approvati dall'FDA oppure da EMA sono davvero pochissimi. Il primo è stato per la valutazione di mutazioni di GFR per trattamento del tumore al polmone, solo nel caso in cui il tessuto non potesse dare una definizione genomica accurata. Nel frattempo ne sono stati approvati altri, ma il numero è ancora limitato. Perché? Perché comunque sia andare dalla, diciamo, dalla ricerca alla definizione degli standard all'applicazione ovviamente richiede un certo numero di anni. Ma nonostante questo, lo spettro di ricerca che ha a che fare con la biopsia liquida è davvero multisfaccettato, diciamo. C'è tutta la parte preanalitica, della quale noi oggi non abbiamo parlato, c'è la parte delle soluzioni analitiche e di come ottimizzare l'estrazione dell'informazione molecolare e poi la sua analisi, c'è tutta una parte che intende sviluppare o utilizzare algoritmi già esistenti o non di machine learning e di AI per dei tool prognostici o predittivi che siano basati su biopsia liquida, e poi c'è tutto un ambito dove la biopsia liquida può servire per capire di più la biologia dei tumori, nel caso soprattutto in cui o la malattia è avanzata o comunque eterogenea, perché alla fine, diciamo, quello che la biopsia liquida ci consente di fare rispetto a quella tessutale è di avere un tool non invasivo, temporalmente reaccessible, che ci dà una panoramica, diciamo, di tutto quello che c'è in corso. Quindi qui c'è, diciamo, studio, diciamo, per esempio di vescicole che possono essere anche studiate da linee cellulari e poi verificate nella biopsia liquida, tutta una serie di componenti che consentono l'utilizzo della biopsia liquida come tool, come fine, come mezzo di ricerca e come ambito per tutti gli step preanalitici. L'ultimissima slide è per ringraziare AIRC in generale, per ringraziare l'iniziativa AIRC Campus, per ringraziare Alessia che mi ha invitato a fare questa lecture e anche per dirvi che se penso a me negli ultimi 15 anni o da che sono rientrata in Italia, ho iniziato non solo a essere ricercatrice AIRC ma anche a essere volontario AIRC. Ho apprezzato estremamente quello che essere un volontario, andare nelle piazze mi ha dato, perché ti fa, al di là della ricerca, ti fa diventare parte di una soluzione a un problema che in un modo o nell'altro più o meno ci tocca tutti. E quindi rilancio il suggerimento di Giada di, se avete solo un po' di propensione, diciamo, a questo tipo di attività, di farvi avanti e di diventare volontari AIRC. E con questo vi ringrazio.